perché ci sono qui altre associazioni che vogliamo far salutare. Pino Cassata dell'associazione Articolo 54, Scorta Civica, fa parte della Gente Rossa di Salvatore Borsellino, ha organizzato una serie di eventi molto molto belli. Tra l'altro c'è anche appunto la serata che hanno organizzato ieri a Carnate, molto bella, e volevo fargli leggere una lettera aperta ai sindaci, e ringrazio anche Pino Cassata per quello che fa su questo tema. Grazie. Vi ringrazio. Voglio leggervi una lettera che consegnerò questa sera ai sindaci che sono intervenuti, ma è una lettera che vale anche alle tante amministrazioni che sono presenti qui in sala, che ho avuto modo di riconoscere. La lettera dice così: gentili sindaci, il progetto Scorta Civica, nato a Palermo, è già diffusosi in numerose città italiane come Catania, Roma, Pordenone, Torino, Milano, per citarne alcune, prevede presidi quotidiani di scorta civica ai magistrati minacciati dalla criminalità organizzata, ai quali partecipano e si alternano diverse associazioni di cittadini e di cittadine. Questi presidi vengono realizzati davanti ai tribunali o davanti a luoghi istituzionali di altre città. Quali cittadini appartenenti alla scorta civica a Milano, vi ringraziamo per la vostra presenza qui oggi, e allo stesso tempo sentiamo il dovere di coinvolgervi e di invitarvi, grazie sia al ruolo istituzionale che ricoprite, che per la sensibilità al problema come oggi dimostrate. Proprio per questo vogliamo sottoporre alla vostra attenzione la gravissima questione degli inopinati ed apparentemente strumentali ritardi nel dispiegamento senza remore e risparmi di risorse di ogni mezzo pratico e sistema tecnico disponibile in grado di garantire la massima sicurezza e serenità personale di tutti i magistrati impegnati nella lotta contro la mafia e alle loro scorte, in particolare a coloro che, come il PM Neo Di Matteo e dei componenti del pool antimafia, si stanno occupando del processo e delle indagini sulla trattativa Stato-mafia e che sono destinatari di mandati a uccidere e minacce di morte. A tal fine portiamo a vostra conoscenza l'iniziativa dei cittadini aderenti alla Scorta Civica di Roma, che martedì 28 gennaio hanno consegnato al Viminale una lettera di sollecitazione sottoscritta da numerosi cittadini di diverse città d'Italia, indirizzata al componente di Castero, con oggetto adozione del dispositivo di sicurezza Bomb Jammer, lettera che con l'occasione sottoponiamo anche alla vostra attenzione. Vi preghiamo, per le competenze del ruolo da voi ricoperto, di farci da portavoce nelle competenti sedi istituzionali e governative delle nostre legittime aspettative, perché i suddetti magistrati possano rapidamente godere della massima protezione e tranquillità, sia per il compito a cui adempiono che per la loro vita privata. Ed è la nostra diffusa preoccupazione per le inspiegabili inottemperanze da parte dell'onorevole Angelino Alfano, che sin dal 13 dicembre scorso aveva promesso l'adozione del dispositivo Bomb Jammer per il PM Nino Di Matteo e la sua scorta. Lungaggini inspiegabili che sembrano voler rallentare, se non addirittura impedire, che lo Stato possa assicurare il massimo sostegno e la massima protezione a magistrati che con coraggio, dignità ed onore, fedeli allo spirito della nostra Costituzione e al rischio della propria vita, si pongono al suo totale servizio. Certi della vostra assoluta sensibilità su questo esposto, quanto esposto, nel ringraziarvi per l'attenzione, porgiamo i nostri migliori saluti. Milano, 8 febbraio 2014, i cittadini della Scorta Civica di Milano. Vi ringrazio.